professor Giuseppe Guerrisi, Accademia d'Arte di Catanzaro, presente qui a Cittanova alla mostra Mercato Floreale per un'installazione artistica. Ci spieghi di che si tratta, professore? Allora, intanto sono i ragazzi, gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che praticamente hanno pensato ad un'installazione appunto immersiva all'interno della villa comunale di Cittanova, in questo caso dei giardini. Praticamente hanno immaginato delle scale che colleghino direttamente la terra e quindi noi, e ci elevino verso la chioma dell'albero e ci portino su. Diciamo, è stata una cosa ragionata tutti insieme. I ragazzi hanno guardato il sito ieri, hanno visto un po' la fiera, hanno girato un po' e hanno pensato appunto a questa installazione, riprendendo poi ovviamente i colori della natura, che sono quelli principalmente dei fiori, e quindi un richiamo anche al tema, oltre al discorso del legame che c'è tra noi, la terra e la natura, quindi che aspira verso là. Certo, interessante, quindi stanno già lavorando per questa installazione. E hanno preso dei tessuti praticamente, appunto come dicevo, di diverse tonalità di colore, e stanno appunto creando queste scale che saranno poi sospese. Le scale alla cima degli alberi verso il cielo, verso l'infinito, esatto, vero? Esatto, finché diciamo si può raggiungere, ma già in principio iniziare ad arrivare, a tendere verso l'albero, che poi è un qualcosa che ci porta sempre più in alto, certamente. Diciamo si parte da lì. Bene, grazie professore. Adesso vedremo i ragazzi all'opera. Sì. La dirigente si vuole intervistare. Io naturalmente sto lavorando. Vediamo Mimma. Mimma, scusa, vediamo chi è interessato alle installazioni e chi è interessato agli acquarelli, così il professore spiega. Buongiorno. Allora, i ragazzi interessati all'installazione? Chi era? Sofia? Melissa. Sofia? Chiamo. Gemè? Numero 3, terzo, ecco. Quarto. Parisi, Sparita, Melissa. E Giuseppe e Cristian, volete avvicinarvi per favore? Allora, il professore Giuseppe Guerrisi insegna all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e vuole creare con noi queste installazioni artistiche. Ora vi spiega lui quello che ha intenzione di fare insieme a noi. Allora, intanto ciao, piacere a tutti, sono un ex studente del liceo artistico di Cittanova, all'epoca in scuola, e oggi insegno qui all'Accademia e con loro hanno elaborato questa installazione realizzata con tessuti, che praticamente vuole, diciamo, rappresentare in un certo senso tramite i colori, che poi sono quelli ovviamente presenti in natura, come un po' tutte le cose che abbiamo, creare questo legame attraverso delle scale tra la terra e diciamo, la parte più alta dell'albero, che è la chioma, quindi anche un legame, diciamo, tra noi, che tendiamo verso l'alto, quindi sfruttando magari questa forza magari espressiva anche della scala, in quanto simbolo di un qualcosa che sia di collegamento che di aspirazione verso l'alto. Quindi loro hanno messo in pratica, hanno elaborato ieri, diciamo, nel breve tempo che hanno avuto, un po' a godere della fiera botanica, un po' studiare appunto questa installazione. Hanno appunto elaborato questo sistema che vi spiegherà e il intreccio sarà sicuramente. Allora, chi volesse, diciamo, lavorare per noi, i ragazzi ci spiegheranno come Allora, loro sono gli studenti dell'Accademia, hanno praticamente studiato questo sistema. Come possono intervenire, ragazzi? Come ci possono aiutare? Allora, bisogna fare diverse cose. Allora, dobbiamo mettere gli elastici ad ogni striscia, che sono già tagliate. Ok. E per il momento questa è la parte principale. Dopodiché dobbiamo fare i fiori di ogni scala. Ok, sono tutti lo stesso programma e vanno tagliati. Allora, vi faccio vedere. Quali sono le strisce? Questi fini qua. Che
stiamo facendo tutto in scala. E loro vi prendono i cristalli e ci metteremo a mettere. Allora ragazzi, dimostriamo ragazzi quello che siamo effettivamente, le competenze che avete, che lo fate effettivamente con il cuore e che è una scuola bellissima, artistico, dove la creatività ha la maggiore diciamo, dimostrazione ed esplosione con le vostre opere d'arte. È un liceo favoloso, dovreste venire a visitare la nostra scuola, dove ci sono sia opere sculture, sia opere anche pittoriche, oltre che alle classiche, ai classici indirizzi grafiche e design, dove è altrettante opere bellissime. Io questa collaborazione già l'avevo, quest'inverno si sono fatte già delle convenzioni con l'Accademia di Reggio. Voi siete Catanzaro, però già diciamo che questo filone l'avevamo aperto con l'Accademia di Reggio, con la Presidente Rapido, con la quale collaboriamo in poco. E che dire, ci espanderemo ulteriormente, magari con l'Accademia di Catanzaro, si soffriranno le offerte formative di entrambi le accademie e poi si faranno... Potrebbe diventare un punto fisso magari di collaborazione negli anni. Sì, negli anni, perché no? Per far crescere ancora ulteriormente i miei ragazzi, questo ed altro. Grazie della collaborazione e grazie a voi ragazzi. Abbiamo coinvolto anche queste giovani leve nelle espressioni artistiche. No, che ci sono alcuni dell'Istituto Comprensivo Kitty. Kitty, anche della Comprensivo Scuola Media? Sì. Medie ed elementari. Okay. Va bene? Grazie. Se io inizio di qua, no. Scusa, ma lui lavora solo i tutti. Intanto cerchiamo di vi guardate in modo che siamo più o meno alla stessa distanza. Facciamo la prima cosa. Allora, no, devo mettere io. Ma io i pelati, tu te li stai vivendo con Giulia, tu gli hai fatto la e arrivi là, tu stai tradendo. No, io sono qua. Sì, vabbò, devo andare a casa. Beh, là, sai, se ti fai un quel linguaggio. Ah, ma mi sa che è da sola. Ah, bravo! Puoi aiutare, Samu, puoi aiutare mai? Io ti posso passare gli elastici. Non so fare noi. Almeno per qualcosa di utile. Ma di no, di no. Io ti passo gli elastici. Ma sì. C'è la dirigente se vuole intervistare.
chiacchiera. Si è fumato la signora. Ah, la profusina, il braccio. Ha detto, ma tu non fai la parte. Ma ha detto che fai un'applicazione. Comunque voi avete fatto dopo. Ah, tu erano 10. No, ah, i tuoi sono perfetti. Sì. No, sono tu che li hai fatti troppo larghi. No. Basta. Se facciamo le scalette di calcio. Cosa dovete fare? Ben Samuele! Ma se li incastriamo negli elastici tirati? Sì, pure anche! Provate! Chiara, vieni qua un attimo! Sono appoggiamo! No, però poi tornate qua! Impegnativa questa, però. Ah? Impegnativa questa. Questa è stata un po' più difficile dell'altra. Adesso andiamo su bella. Sì, sì, però. Rosa. Però dobbiamo annodare la posizione. Allora, si è l'astici da qua. Dobbiamo fare pure questo? Sì. Andrea di qua. Vai, ragazzi, i pioni dove sono? Chi è rimasto? Oh, che vuoi, che vuoi! Poi di nuovo. Aspetta Vivi, sbacchiamola che sporco un po'. Ma secondo me, guarda Melania, posso sostituirci una cosa? Aspetta, no. Ah, guarda, no. Aspetta. Può aggiungere perché questo è più corto. No, facciamo, abbiamo due lunghe già. No. E comunque sono due, e tu compagni non sei entrati. No. Sì, un pochino mi viene. Lento a due noi o a tre? Me ne serve un altro elastico però, qua c'è quello. Quanto quanti ne hai, Marilena? Non lo so. A presto, stacciati! Angelarita! Contaminando! Me li stai cinque. Vai aiutare, vai, che io non ho mangiato.
Ma la parte non ce l'abbiamo, sì, ci abbiamo un pancino. Ve lo provo. Ma poi...